Allora, ciao, sono Antonietta e qui sotto c'è Orazio, il cagnettino che ho preso sabato in canile, che non, ovviamente non mi molla un attimo. Oh, devo fare un video, aspetta un momento. Allora, oggi faremo una gruccia di metallo. Voi direte perché? Prima di tutto perché rientra comunque nell'ambito della tecnica wire, cioè dell'utilizzo dei fili per creare qualcosa che appartenga non solo al mondo dei gioielli, dei bijou fatti a mano, ma anche dell'home decor, come si dice, no? Della decorazione. Quindi faremo questa gruccia con una forma un po' particolare. Voi sapete, quelle industriali come questa, che ho preso a modello per l'ampiezza del gancio, soltanto per quella. E quelle industriali sono standard, sono così, le trovate in questo modo, ma è di gran voga adesso, non ti spaventare. È molto di moda in questo momento fare grucce di tipo artistico, con varie forme, con delle scritte addirittura in metallo all'interno, molti di voi le avranno viste, sono veramente bellissime. Allora, noi ne faremo una, che spero sia bella, spero vi piaccia, ed è una forma di cuore, e che si presta comunque ad essere anche qualcos'altro, poi vi farò vedere che cosa, spero vi piaccia, quindi un bacione, ciao da me e da Orazio. Allora, eccoci qui. Allora, questo è il filo che useremo, che non entra tutto nell'inquadratura sicuramente, è un filo da un metro. Lo spessore, io volevo comprare quello da 2 mm, poi più grande, più spesso, secondo me si fa fatica a lavorare almeno così con i mezzi molto artigianali che ho io, che abbiamo noi. Però questo sarà 1,8, 1,9 circa, l'ho comprato al supermercato per pochissimo, meno di 2 euro al rocchetto. Allora, partiamo subito facendo questa parte. Io prendo la gruccia quella industriale, ma per intenderci dobbiamo intrecciare questo punto, vedete, perché è il punto un po' più difficile da sistemare, da aggiustare. Allora, prendiamo un capo di questo filo, ok, distendiamolo. Dunque, io ho calcolato all'incirca, fate conto, 12 cm e mezzo dalla fine, e l'ho segnata. Levo tutto. Allora, 12 cm e mezzo, ecco la squadra, anche 13, insomma, non succederebbe nulla certamente, però mettiamo che vogliate fare delle grucce tutte uguali, tutte identiche, allora dovete conoscere anche la misura. 12 cm e mezzo, segno, ok. Poi ci sarà, questa è la parte che diventerà gancio, diventerà uncino. Poi ci sarà la parte avvolta, quella della chiusura, e qui faremo all'incirca 3 cm, ecco. Quindi segniamo anche questo punto, ci serve da riferimento, quindi 3 cm. Ok, quindi sappiamo come dobbiamo agire, come dobbiamo fare. Allora, adesso guardate, la prima cosa da fare nella gruccia è proprio quella di chiudere. Dunque, prendo l'altro capo. Allora, per aiutarmi io faccio così, siccome il filo è un po' duro ovviamente. Allora, afferro qui dove c'è la seconda tacca, quella che da cui partirà la chiusura. Ecco, faccio una leggera piega che mi aiuterà. La stessa cosa all'altro capo, faccio una leggera piega, qui non sto tanto a guardare, boh, qualche centimetro, ok? Guardate, mi serve a questo, semplicemente ad incrociarli. Avrei potuto piegare anche di più sicuramente, guardate, a incrociarli, poi con le mani comincio ad avvolgere, spero di non uscire dalla inquadratura, vedete. Poi potete, io uso anche una pinza di queste, va bene, una qualsiasi pinza, per aiutarsi a fare questo twist, questo giro, ok. Arrivate fino a 3 cm più o meno, insomma, che sia una cosa essenziale, e voilà, così. Poi arrivate a un certo punto dovrete tagliare, vedete, tagliamo qui questo gambo. Attenzione, una cosa che non vi ho detto è che il ferro ovviamente è molto tagliente e quindi anche piuttosto pericolosetto, quindi dovete stare attenti soprattutto agli occhi e indossare possibilmente la mascherina, la classica mascherina da lavoro, che io ammetto non sto usando. Ai ai ai, eccola qui, però me la metto e come, non mi vedrete, ma meglio così. Allora, dunque, io adesso taglio questo avanzo,
Uffa, ce l'ho fatta, è partito, non sarebbe dovuto partire, ma è partito, l'avete visto? Dunque adesso qui con una bella limetta, che io spero di avere, altrimenti userò la carta, guardate, è meglio la lima, ve lo dico subito, io prenderò la carta per fare in fretta perché la lima c'ho da qualche parte, con una limetta togliete la parte che raspa, ok? Quindi o una carta molto grossolana oppure una limetta. Perché sennò qui qualcuno può ferirsi. Ok, l'abbiamo fatto. E adesso non dobbiamo fare altro, cioè che la parte arcuata del gancio. Io ho preso come misura, ho trovato questo, un cilindretto che avevo lì, ma potete usare qualsiasi cosa, per amore del cielo. E questo è un pezzo di avanzo. Sono i soliti scarti metalmeccanici che ho a casa e che uso per qualsiasi cosa. Allora, facciamo così. Vediamo se va bene, qui è un po' stortarello, magari lo raddrizzo. Ok, va bene, poi si può anche martellare, eh? Va bene, poi a me le cose troppo precise, sono sincera, non mi piacciono moltissimo. Allora, quindi vado sempre un po' così. Allora, adesso siamo a questo punto, penso che si veda, ok? Siamo nell'inquadratura, avete visto? E dobbiamo formare il cuore. Allora, io intanto schiaccio un po', faccio così, faccio salire queste due parti, potete utilizzare qualsiasi sistema preferiate, però questo può essere un sistema. Allora, qui deve salire un po', qui anche deve salire un po', vedete, io faccio direttamente con le mani, questa adesso è una mela, è una mela, dunque, poi al centro, seguendo questa direttrice, comincio ad arcuare un po' in questo modo, ok? Se vi piacciono i cuori sbilenchi, sono belli anche i cuori sbilenchi, però io cercherò di sistemarlo, via. Allora, così, 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 ma questo gancio forse è un po' lungo, ok? Dunque, piano piano, vedete, sta prendendo la forma desiderata. Ecco, meno male che Orazio si è placato, però per placarsi si è messo sul mio letto. Vabbè, transit per oggi, va bene. Allora, ecco qua. Allora sì, ho già capito che qui dobbiamo tagliare un pochino, tagliamo un po'. Sì, è la pinza che non va bene, va sicuro che non sono io, è proprio la pinza che non va bene, però. Ok. Dunque, intanto io indosso la mascherina. Dunque, eccoci qua. Allora, adesso dovete qui, anche qui un po' lisciare, mi raccomando, perché se no con la lima è meglio, ma insomma anche la carta vetrata un po' grossa va bene. Qualche altro aggiustamento, poi sicuramente ognuno avrà la sua mano. Io direi che sono abbastanza soddisfatta. Adesso, dunque amici, una cosa importante, se voi provate ad appendere la gruccia a questo punto, vi penderà da una parte, andrà da un lato ovviamente, ci sarà un peso maggiore da una parte. Quindi cosa fare? Io faccio così, afferro il gancio, lo afferro all'inizio e lo porto indietro, così. Poi quanto portare indietro lo decidete proprio agganciandolo, proprio appendendo la gruccia, questo lo decidete al momento, vedete un po', dovete bilanciare, ma è una cosa molto facile. Ok, direi che qui posso ancora un po' mettere in forma. Ci sta, ci sta, ci sta. Ok, questo deve venire più avanti. Perfetto. E adesso vi faccio vedere una variante su questa possibilità. Ecco, vedete, questa è la gruccia terminata, ok? Potete utilizzarla anche per gli abiti, ne potete fare per gli abiti leggeri sicuramente, qualcosa di leggero e magari per quelli dei bambini sicuramente, perché non è molto grande in questo caso. E adesso vi mostro la variante.
La variante è questo oggetto appendi tutto. Vedete? Ho messo del filo, spero si veda, ok? Del filo di ferro un po' sottile in questo caso, questo è uno 0,44 mi pare. Ci vorrebbe più spesso, ve lo dico in caso vogliate magari provare, più spesso di questo, più tenace. L'ho legato ai lati, vedete? E ho fatto questo appenditutto che va benissimo per esempio anche per esporre orecchini, orecchini che abbiano il gancio ovviamente con la monachella o altre cose che desiderate che non siano estremamente pesanti, più che altro per questo filo, perché questo tiene benissimo, quindi dipende insomma, se usate un filo da 0,8 qui per esempio potete tenere qualsiasi cosa e insomma provate, se vi piace, vi mando un bacione, ciao!